Voglio anch'io condividere con voi la gioia che ho nell'essere qui, nell'opportunità che mi avete concesso di poter condividere insieme qualche riflessione sulla tratta della parola di Dio. Il titolo di questo convegno è In battaglia, le nostre battaglie quotidiane, le armi spirituali per combatterle. Allora, ripensando a due chiacchiere che abbiamo fatto ieri sera con Tonia e Vittorio, parlando di alcune cose che ci mettono a volte in difficoltà sul traffico, sul cordonale e di come molti si comportano in maniera poco ortodossa. Allora, ringrazio gli organizzatori perché hanno specificato che parliamo di armi spirituali, perché a volte abbiamo la tentazione di usare quelle vere di armi. Però, insomma, il Signore ci fa capire che dobbiamo utilizzare delle armi. Il tema in particolare che mi è stato affidato è le armi del cristiano, ma sono ancora valide? Ecco, questa domanda che per noi, tra di noi è un po' provocatoria, ma è che serve solo ad avere uno spunto di riflessione, ma sappiamo che tra le gente che noi frequentiamo ogni giorno, dalle persone, invece è una domanda che prendono sul serio, perché mettono molti in discussione quello che sta scritto nella scrittura. Vittorio poco fa, dicendo che i relatori hanno del tempo, ha detto che hanno circa 30 minuti. Allora io sto molto attento alle parole, quindi mi attacco a quel circa sperando di poter starci dentro. Spero di essere sintetico, a parte gli scherzi, perché il tema che mi avete affidato si presterebbe ad approfondimenti molto ampi, davvero c'è una ricchezza infinita nel meditare l'aspetto delle armi spirituali che Dio ci dà. Ma cercherò di essere sintetico. Voltaire diceva: vi scrivo una lunga lettera perché non ho il tempo di scriverne una breve. Allora spero anch'io di aver avuto abbastanza tempo per aver centrato la sintesi in quello che vi dirò. Prima di addentrarci in quelle che sono le armi spirituali di cui ci parla il brano di riferimento che avremo, che è Efesini 6, cerchiamo di inquadrare un po' l'ambito, il terreno in cui ci muoviamo. La prima cosa che dobbiamo capire, come è già stato detto più volte, è che come cristiani noi siamo in battaglia, noi ci troviamo in guerra, anche se per definizione il cristiano è una persona pacifica, contraria alla violenza. Noi dobbiamo accettare il fatto di essere in guerra. Certo, non siamo in guerra, come dicevo prima, con quelle persone che ci tagliano la strada sul raccordo anulare, non siamo in guerra con i nostri colleghi di lavoro che magari ci fanno delle scorrettezze e chi più ne ha più ne metta, non mancano certe occasioni per arrabbiarci con qualcuno. Noi siamo in guerra, in una guerra spirituale. Paolo, egli stesso, non aveva difficoltà a considerarsi un combattente. Ripeto, anche diversamente da quella che è l'idea comune del cristiano pacifico, che deve essere, ma noi ci troviamo in guerra. Paolo si definiva un combattente quando salutava nella sua lettera a Fileno, salutava il fratello Archippo, lo definisce, cito testualmente, nostro compagno d'armi. E voi capite bene che è un'espressione molto precisa, molto specifica di quello che vuole dire. Compagno d'armi significa commilitone, qualcuno che è soldato insieme a te, ma non solo un soldato che sta in fureria, in un ufficio, ma un soldato che scende in battaglia a combattere. Compagno d'armi, che utilizza le armi, appunto. Nell'epistola agli Efesini poi Paolo ci spiega, definisce meglio che tipo di combattimento noi combattiamo. In Efesini 6,12, che è l'introduzione a quello che tra poco approfondiremo sulle armi del cristiano, Paolo dice testualmente: il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Ecco contro chi combattiamo. Come in quel video che ci ha fatto vedere stamattina Franco. Ecco, noi combattiamo contro quelle forze
che cercano di attrarci, che cercano di coinvolgerci, che cercano soprattutto di allontanarci da Dio. E prendono le forme più disparate nella nostra vita. Può essere l'attaccamento, la voglia di essere attaccati al denaro, alla carriera, la voglia di andare dietro alle passioni più svariate. Ognuno di noi sa quali possono essere queste forze spirituali che cercano di attrarci. Ma noi combattiamo contro queste, dobbiamo combattere contro queste forze spirituali. E quindi, essendo in guerra, noi siamo soldati. Anche questa è un'idea un po' difficile a volte da digerire per noi cristiani. Noi cristiani siamo soldati. Pensavo si fosse rotto il rubinetto qui, il rumore d'acqua. Come già detto, siamo in guerra e noi siamo dei soldati. Paolo in 2 Timoteo, capitolo 2, versetto 3, dice che noi siamo soldati di Cristo. Cristo è il nostro re, ma Cristo è anche il nostro capo d'armata, il nostro generale. E noi combattiamo per lui, contro queste forze spirituali. Come buoni soldati dobbiamo quindi essere ben equipaggiati. Non si è mai visto un soldato che va alla guerra semplicemente con la sua divisa, senza avere un elmetto, un'arma, qualcosa. E lo stesso vale per noi. Se noi siamo soldati dobbiamo avere un giusto e adeguato equipaggiamento. E questo è quello di cui ci parla Paolo ed è il centro del nostro discorso stamattina. Quando Paolo ha scritto la lettera agli Efesini, si trovava imprigionato e con tutta probabilità, come spesso avveniva a quel tempo, era sorvegliato da un soldato romano. Molto probabilmente la lunga osservazione di questo soldato ha ispirato Paolo in quella che è poi la descrizione dell'armatura spirituale del cristiano. Ed è quella a cui noi adesso facciamo riferimento. Grazie, regalo di Giau. Leggiamo quindi il brano di riferimento su cui faremo le nostre considerazioni stamattina. Troviamo nella lettera agli Efesini, capitolo 6, dai versetti 13 fino a 17. Perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi. Prendete la verità per cintura dei vostri fianchi. Rivestitevi della corazza della giustizia. Mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. In realtà, per essere onesti, c'è un'altra arma al versetto successivo, che è la preghiera, di cui io non parlerò perché so che un fratello ha già portato ampiamente questo tema ieri sera. Queste sono le armi spirituali, l'equipaggiamento del cristiano di cui Paolo ci parla. Paolo descrive questa armatura. Noi ci chiediamo se le armi e in generale l'equipaggiamento descritto da Paolo siano ancora validi ai nostri giorni. Questa è la domanda a cui dobbiamo cercare di dare una risposta. Qualcuno di voi sa cos'è l'archibugio? Archibugio, chi è? Chi è che lo sa? Pochino prima. Bene, l'archibugio è un'antica arma da fuoco portatile ad avancarica. Fate il tecnicismo, però preso da Wikipedia, quindi testualmente. Esso può essere considerato la prima vera arma da fuoco portatile capace di garantire una certa precisione nel tiro.
evoluzione del più primitivo e pericoloso scoppietto, anche noto come cannone a mano. L'archibugio trovò poi sviluppo nel moschetto, dando origine al fucile moderno. Ecco, l'archibugio è la prima versione di arma da fuoco portatile, che noi oggi conosciamo in tutte le evoluzioni che ha avuto. Beh, immaginiamo che non era un'arma come i moderni fucili, era un'arma d'avanguardia, significa che ogni colpo che andava a sparare bisogna caricare con la polvere da sparo, pressare con un'asta, eccetera. Quindi, sicuramente poco pratico rispetto all'utilizzo che abbiamo in mente oggi, ma sicuramente era una grande evoluzione rispetto alle armi conosciute a quel tempo. Bene, se oggi proponessimo ad un qualsiasi esercito di qualunque nazione del mondo di dotarsi di archibugi come armi da fuoco per i propri soldati, sono sicuro che, qui ho scritto una frase molto gentile, nessuno accetterebbe l'offerta, penso che ci caccerebbero a calci. Perché? E perché naturalmente oggi quel tipo di arma non è più adeguata rispetto agli standard attuali, rispetto alle armi che esistono oggi, che sono di gran lunga più efficaci, più precise. Ok? E allora la domanda che noi dobbiamo farci è: che tipo di armi abbiamo noi oggi spiritualmente? Le armi spirituali, così come le armi materiali di cui stiamo parlando, devono avere essenzialmente delle caratteristiche. La prima caratteristica è che devono essere delle armi attuali, come abbiamo detto, quindi in linea con gli standard attesi del tempo in cui viviamo. E le armi devono anche essere efficienti, ovviamente. Una volta scelta un'arma, deve funzionare sempre. Ricordo quando ho fatto il mio servizio militare che, come era abitudine, ogni tanto ci portavano al poligono a sparare un po' di colpi. E io ho fatto il militare, a parte il CAR, insomma, poi ho fatto i miei 10 mesi a Palermo. E il poligono di tiro militare di Palermo si trova su una collina sopra la città che si chiama Bello Lampo, che però coincide anche con un altro tipo di attività, lì c'è anche la discarica della nettezza urbana del comune di Palermo. Allora immaginate da una parte montagne di spazzatura e gabbiani che volavano tutto intorno, dall'altra parte noi. Quindi già l'odore era per noi un'arma letale che poteva abbassare. Ad ogni modo, mi ricordo che quando fu il mio turno di sparare col fucile, quel fucile si inceppava continuamente. Dovevo sparare 10 volte, avrò chiamato un assistente 8 volte. Un'arma deve funzionare. Se io fossi stato in guerra con quell'arma, probabilmente oggi non sarei qui a parlarvi, a raccontarvi quell'episodio. Un'arma deve essere efficiente. Allora, le armi che ci propone Dio sono ancora valide per noi? Hanno queste caratteristiche? Sono attuali e funzionano sempre nella nostra vita? Credo che l'unico modo per saperlo è fare un'analisi, però faremo noi un'analisi al contrario rispetto a come si fa di solito. Io non analizzerò l'arma per capire la sua funzione, ma cercherò insieme a voi di capire quali sono le nostre esigenze, i nostri bisogni spirituali, per capire se l'arma che ci propone Dio è adeguata. Tornando quindi al brano di Efesini 6, cominciamo. Oggi, la prima cosa che possiamo analizzare è che oggi più che mai abbiamo bisogno di sicurezza nel nostro cammino spirituale, nel nostro cammino cristiano. Siamo infatti circondati sempre di più da distrazioni, idee di liberismo religioso e sociale, pensieri, modi di vivere, atteggiamenti, che solo in apparenza rappresentano un progresso sociale, una libertà, ma che in realtà non sono altro che attacchi alla nostra fede. Allora, in mezzo a questo campo disseminato di ostacoli e di cose che ci mettono continuamente alla prova, per capire e per decidere da che parte stare,
Noi abbiamo bisogno di poterci muovere senza inciampi. Cioè abbiamo bisogno di qualcosa che ci renda agili, per poter schivare questi ostacoli che incontriamo. Abbiamo bisogno di poterci muovere liberamente. Questa libertà di movimento ce la può dare solo la verità del Vangelo. Perché se noi ci basiamo sulla verità del Vangelo, sappiamo perfettamente cosa non rientra in questa verità. Non abbiamo la minima confusione o il dubbio. E quindi possiamo muoverci agevolmente. Per poterci muovere liberamente, quindi, nel cammino, nel campo di battaglia della nostra vita, dobbiamo avere libertà di movimento. Ecco perché Paolo ci propone come prima arma, come primo componente dell'armamentario del cristiano, la cintura dei vostri fianchi, che è, dice appunto, la verità del Vangelo. Perché proprio la cintura? La cintura non mi sembra un'arma così formidabile, un'arma che parte sfilarla e dare qualche frustata a qualcuno, non immagino come poterla utilizzare. Bene, la cintura aveva una funzione importante sia per i soldati romani, ma vedremo anche per gli ebrei, perché quando si doveva cominciare la battaglia, per avere le gambe libere e muoversi, si tirava su la tunica e la si stringeva con la cintura, perché diversamente questa tunica avrebbe potuto impigliarsi in mezzo alle gambe, essere un inciampo. E lo stesso facevano gli ebrei, soprattutto nei 40 anni di loro peregrinaggio nel deserto, quando dovevano cominciare a mettersi in marcia, proprio perché dovevano fare lunghissime camminate, tiravano su la tunica e la fissavano alla propria cintura, in modo da poter camminare liberamente. Ecco perché Paolo dice di usare la cintura, di cingersi i fianchi. Infatti c'è anche un passaggio di Prima Pietro 1,13 che usa questa figura per predisporci spiritualmente, quando dice: perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione. Questa è la traduzione della Nuova Riveduta, ma chi si ricorda le vecchie tradizioni, le vecchie traduzioni, letteralmente diceva: cinti i fianchi della vostra mente. Proprio richiama l'idea di cingere la tunica ai propri fianchi. Quindi cingere i fianchi della propria mente significa liberarsi da qualunque inciampo e avere una mente libera di poter operare. Questa cintura che ci permette di essere predisposti all'azione è quindi la verità. Noi ci dobbiamo basare sulla verità per avere il cammino libero nella nostra vita. Un'altra cosa, ciò che di più importante abbiamo e dobbiamo proteggere è senza dubbio la nostra anima. E certamente l'unico modo per farlo è abbracciare la giustizia di Dio, che si ottiene tramite la fede in Cristo Gesù. È inutile che io vi dica quante offerte religiose, tra virgolette, ci sono oggi nel mondo, quante varietà, non solo di religioni diverse l'una dall'altra, ma anche nell'ambito del cosiddetto cristianesimo. Non so quante centinaia di denominazioni e gruppi diversi esistono oggi. Naturalmente ci sono molte offerte, ce n'è per tutti i gusti, un catalogo di offerte speciali tra le più appaganti, tutte con l'unico comune denominatore, il compromesso, l'accomodamento. Qualunque cosa, pur di includere tutti e non escludere nessuno. Questa credo sia la caratteristica principale oggi nel mondo religioso. Ma ciò che serve davvero all'uomo è la vera giustizia di Dio, che per definizione non compiace nessun uomo, ma esige l'adesione all'unico piano predisposto da Dio per la salvezza. Ecco, la verità, la vera religione, non ha compromessi. Siamo noi, uomini, che dobbiamo adeguarci alle regole stabilite da Dio per avere la salvezza. Allora,
L'aver accettato Gesù nella nostra vita, secondo quanto esattamente dice la Scrittura, e rimanere fedeli a questo ci garantisce la salvezza delle nostre anime. Questo aggrapparci alla salvezza che ci dà Dio e viene rappresentato da Paolo come la corazza. Ecco perché dice di prendere anche la corazza della giustizia. La corazza era un pezzo d'armatura resistente, senza maniche, che sostanzialmente copriva tutto il tronco, proteggendo il cuore, il fegato, insomma tutti gli organi vitali. Era un pezzo molto importante dell'armatura, perché si garantiva appunto una protezione delle parti più vitali. La giustizia di Dio, che noi abbiamo afferrato, come diceva prima il fratello, come diceva Franco, la giustizia di Dio, la salvezza che non ci è venuta incontro, non ci è venuta addosso, ma che noi abbiamo afferrato, ecco, l'aver afferrato quella giustizia equivale ad esserci ricoperti di questa corazza per coprire la nostra parte vitale, la nostra anima. Un'altra esigenza: spiritualmente dobbiamo essere credibili e coerenti. Questa è un'altra esigenza che abbiamo. Molte volte uno dei problemi che possiamo riscontrare nella nostra vita è quella di professare una fede, ma nei fatti avere a volte difficoltà a praticare quella fede in cui crediamo. È un problema in cui ci ritroviamo tutti, io per primo. Allora, un'esigenza importante del cristiano è la coerenza. Credibili e coerenti con i nostri principi, con i nostri valori, con ciò che vogliamo essere, coerentemente alla fede che abbiamo. Questa stabilità possiamo averla solo dall'ottero del Vangelo, vale a dire dall'amore, dalla predicazione e dalla pratica del Vangelo di Gesù. Non solo quindi un Vangelo predicato, ma soprattutto vissuto quotidianamente. Nella lettera ai Romani, al capitolo 12, dal versetto 2, leggiamo queste parole. Paolo, scrivendo, dice: vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio, questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, attenzione qui, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Qui Paolo ci sta dicendo una cosa molto importante, che la volontà di Dio, per conoscerla veramente, noi non ci possiamo limitare soltanto a leggere la sua parola. È importantissimo leggerla, ma finché noi non decidiamo di metterla in pratica nella nostra vita, noi non l'avremo conosciuta fino in fondo, la volontà di Dio. Perché per esperienza vi dico, e ognuno di voi può forse anche insegnarlo a me per la propria esperienza, che quando noi mettiamo in pratica la volontà di Dio, noi la comprendiamo in un modo formidabile, molto più di aver letto e riletto versetti su versetti. Perché impariamo, come dice Paolo, per esperienza quello che Dio vuole da noi. Quello che Dio ci promette, lo sperimentiamo, non rimane solo una teoria, qualcosa che apprendiamo intellettualmente e basta, ma lo sperimentiamo nella nostra vita. E questo crea esperienza su esperienza, e l'esperienza ci fortifica ancora una volta nella nostra fede, e quindi è un circolo positivo che si innesca nella nostra vita. Allora, il praticare la volontà di Dio, questa esperienza, è il modo che abbiamo per rimanere ben saldi sul terreno. Il soldato romano indossava degli stivali che erano rivestiti con pezzi di metallo e chiodi per permettergli maggiore presa sul terreno durante i combattimenti.
perché con questi chiodi aderiva bene al terreno e non scivolava via, rimaneva ben saldo. Bene, Paolo ci dice che queste scarpe chiodate, questo assicurarci al terreno della nostra vita, ci è dato dallo zelo del Vangelo, cioè dalla nostra pratica, dal nostro praticare la volontà di Dio. E questo ci permetterà di rimanere ben saldi, perché come dicevo prima, noi ci fortificheremo. Ricordo una volta che per lavoro sono dovuto andare in un paesino della provincia di Messina, in montagna, un paesino che vi garantisco smentisce il luogo comune che in Sicilia fa sempre caldo, perché lì d'inverno c'è neve, ghiaccio, fa davvero freddo. E io per lavoro mi vesto sempre di solito giacca e cravatta, quindi quella volta mi ritrovai a dover camminare in questa strada in salita col ghiaccio e mi accorsi di avere delle classiche scarpe di suola proprio lisce e vi garantisco che un paio di volte ho rischiato di rimanere a terra. Allora, avere delle scarpe, delle calzature che ci fanno presa è importante e spiritualmente è la pratica della volontà di Dio che ci dà questo risultato. Gli attacchi di Satana, per passare a un'altra delle esigenze che abbiamo, gli attacchi di Satana possono arrivare nei momenti e da direzioni che noi non ci aspettiamo. Molte volte pensiamo di essere deboli su un punto e quindi di essere consapevoli delle nostre debolezze e in qualche modo porre rimedio, ma a volte questi attacchi ci arrivano all'improvviso e su cose alle quali non avevamo pensato. Quindi possono arrivare all'improvviso, appunto. Noi abbiamo bisogno di una protezione totale, da poter usare contro questi attacchi. E la parola di Dio ci dice che questa protezione è la fede. E abbiamo visto finora che ci sono delle protezioni o degli strumenti che ci aiutano in cose specifiche. La corazza ci protegge, la cintura ci aiuta ad avere le gambe libere di movimento e così via. Ma ci sono delle occasioni in cui abbiamo bisogno di una protezione totale. Questa è la fede. La fede che ha due aspetti molto importanti. Scusatemi se io vado veloce su questi concetti, ma come vi dicevo, ognuno di questi punti potrebbe essere non solo uno studio, ma un convegno a sé. E quindi la fede ha due aspetti importanti. Il primo aspetto, che non dobbiamo mai trascurare, che la fede è il corpo delle dottrine cristiane. E così viene definito. Infatti in Efesini 4:13, ad esempio, possiamo leggere Efesini 4, versetto 13, dove è scritto che fino a che tutti giungono all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo. Quindi la fede è conoscere pienamente il Figlio di Dio, e se noi conosciamo pienamente il Figlio di Dio, conosciamo pienamente la sua parola, la sua volontà. Quindi la fede è conoscenza della dottrina, ma la fede è anche incrollabile fiducia in Dio. Come leggiamo nel Salmo 91, c'è questo bellissimo passaggio di questo Salmo, Salmo 91, dal versetto 4, dove sta scritto: egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Tu non temerai gli spaventi della notte, né la freccia che vola di giorno, né la peste che vaga nelle tenebre, né lo sterminio che imperversa in pieno mezzogiorno. 1.000 ne cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma tu non ne sarai colpito. Basta che tu guardi e con i tuoi occhi vedrai il castigo degli empi, poiché tu hai detto: o Signore, tu sei il mio rifugio e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo. Nessun male potrà colpirti, né piaga alcuna t'accosterà alla tua tenda. Ecco,
Queste sono le parole che ognuno di noi dovrebbe far proprie. Questo modo di pensare al Signore e alla protezione che ci può dare, questa fede incrollabile, questa fiducia incondizionata in Dio, questo dovrebbe essere il nostro atteggiamento. Ecco, questa è la fede che noi dobbiamo avere. Il soldato romano aveva una corazza, come abbiamo detto, per proteggere alcuni organi vitali, ma quando arrivavano dal nemico attacchi insidiosi, come ad esempio il lancio di frecce infuocate, aveva un altro strumento per proteggersi, e questo era lo scudo. E Paolo parla di questo scudo romano, riferendosi alla parola greca, identifica il grande scudo, che era uno scudo grande 75 cm per 135, quindi immaginate una grande dimensione, che permetteva ai soldati di proteggersi interamente quando arrivavano queste frecce. Non c'è niente che possa proteggerci dagli attacchi insidiosi di Satana più efficacemente della fede che abbiamo in Cristo Gesù, il nostro scudo. Ancora, Satana cerca di distruggere le certezze con le armi del dubbio e dello sconforto. Un'altra esigenza che abbiamo è proteggerci da questo tipo di attacchi che Satana sferra contro di noi. Molte volte noi ci ritroviamo, soprattutto nei momenti difficili della nostra vita, ad avere dubbi, incertezze. E Satana gioca molto su questo. Appena trova una fessura ci si infila, cerca di allargarla il più possibile, inserendo dentro questa fessura il dubbio, l'inadeguatezza che a volte ci prende. Ma il cristiano può fortificarsi sul fondamento delle promesse di salvezza eterna della Scrittura. Questo ci dice Paolo. Quando noi ci ritroviamo in questi momenti di debolezza, di dubbio, Paolo ci dice che noi abbiamo un'arma formidabile, e cioè il pensiero della salvezza, di una salvezza che Dio ha predisposto per noi, ci ha preparato e che è lì ad aspettarci. Allora, con questo nostro pensiero, concentrandoci sulla salvezza che Dio ha predisposto, noi possiamo assolutamente superare ogni dubbio che Satana ci propone. La certezza della salvezza in Cristo Gesù è la protezione per la nostra mente. E Paolo paragona questa protezione della nostra mente con l'elmo, l'elmo che i soldati romani indossavano in battaglia. E li indossavano perché nel combattimento corpo a corpo uno dei punti, uno degli obiettivi principali nel combattimento era proprio la testa. Cioè, i soldati combattendo con la spada cercavano di infliggere dei colpi proprio in testa, perché erano quelli maggiormente letali. Ecco perché i soldati coprivano la loro testa, avevano questa protezione di metallo con gli elmi. Ecco, Paolo ci dice: noi dobbiamo fare come i soldati romani, dobbiamo coprire, dobbiamo proteggere la nostra testa, la nostra mente, la dobbiamo proteggere dagli attacchi di Satana, del dubbio, e la dobbiamo proteggere con l'idea e la certezza della salvezza che Dio ci dà. Come ultima arma di cui Paolo ci parla, dobbiamo mettere a fuoco un'altra esigenza che abbiamo. Finora abbiamo visto soltanto equipaggiamenti di difesa. Infatti, in questa occasione, dovuto studiare, mi sono reso conto come noi definiamo questo brano di Paolo, lo definiamo come l'armatura del cristiano, le armi del cristiano. Ma in realtà, tranne quella di cui adesso parleremo, che è la spada, in realtà sono tutti equipaggiamenti di protezione, di difesa: la corazza, l'elmo, le scarpe per rimanere ben saldi. Nulla di offensivo finora, né nessuna arma che possa colpire. E questo credo che non sia a caso, perché rispecchia sempre lo spirito che il cristiano deve avere. Il cristiano deve mantenere la propria identità spirituale e deve proteggersi dagli attacchi esterni, molto probabilmente perché, come ci diceva oggi Franco, in effetti dobbiamo lasciar combattere Dio per noi, molto probabilmente.
Però Dio un'arma ce la dà. Satana cerca, come abbiamo detto, di sferrare dei tendenti con le armi della tentazione del dubbio. E quindi noi abbiamo bisogno di un'arma che ci permetta di parare i colpi dell'avversario e a nostra volta poter infliggere qualche colpo a nostra volta, per farlo andare via quantomeno. I soldati romani erano dotati di una spada di lunghezza variabile, dai 15 ai 45 cm, che era l'arma principale che veniva usata nello scontro corpo a corpo. Ed era l'arma principale, appunto. La nostra spada, ci dice Paolo, è la parola di Dio. La verità della scrittura, la Bibbia, l'unica arma di cui disponiamo, l'unica che veramente ci serve. E sicuramente la nostra arma è più letale di quelle di Satana. E quindi noi dobbiamo usarla sempre e così saremmo imbattibili. Tanto più noi saremmo legati alle parole della scrittura, addentrati nella conoscenza della rivelazione di Dio, tanto più la Bibbia farà parte della nostra vita, come dicevo prima, anche pratica, tanto più noi avremo un'arma formidabile, l'unica arma che veramente può funzionare. Io sono appassionato di cinema in generale, e c'è un film, anche se non l'ho visto tante volte, ma sapete, sono questi film che hanno in sé queste frasi mitiche che vengono a volte ripetute. Però c'è un film del famoso filone degli spaghetti western di Sergio Leone, Per un pugno di dollari. E c'è una frase molto carina che dice, a un certo punto, uno dei protagonisti: quando un uomo con la pistola incontra un uomo con il fucile, quello con la pistola è un uomo morto. E io credo che quando Satana incontra un cristiano con la Bibbia, Satana è morto. La domanda con cui abbiamo iniziato è: le armi spirituali indicate dalla Bibbia sono ancora valide oggi? La risposta è sì, e magari avrei potuto dirvela subito e magari evitavo di annoiarvi per mezz'ora, però era importante fare qualche considerazione. In Matteo 24:35 Gesù dice: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. La validità della parola di Dio, quindi, non si esaurisce col tempo, non si modifica col variare delle condizioni sociali o con le mutate opinioni delle persone. Quello che era valido 2000 anni fa è altrettanto valido oggi, allo stesso modo. Nulla è cambiato. E sapete perché? Perché queste parole non le hanno scritte delle persone di testa propria, con le proprie opinioni e le proprie idee. Perché se così fosse, avrebbero scritto qualcosa che andava bene per gli uomini di quel tempo, ma non per noi oggi. Ma siccome queste parole le ha fatte scrivere Dio, che è colui che ci ha creati, che ci conosce e conosce le nostre esigenze, i nostri bisogni, e sa che i profondi bisogni di 2000 anni fa sono gli stessi di oggi, allora questa parola è sempre valida. E le armi spirituali che ci propone sono sempre valide, oggi più che mai. E in Ebrei 13:8, infatti, è scritto che Gesù è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E quindi io concludo qui questa mia esposizione, sperando insieme a voi, chiedendo insieme a voi l'aiuto di Dio, affinché ogni giorno ci aiuti a ricordarci di passare all'armeria spirituale che lui ci mette a disposizione per essere adeguatamente equipaggiati. Amen.